Credo che aspetteremo un minuto perché le persone possono raggiungerci, così magari siamo un poco di più. Diamoci qualche secondo e iniziamo. Grazie. Magari mentre aspettiamo qualche secondo ancora, se ti va, Eleonora, mandi l'immagine del meeting, così diamo un po' il tempo alla gente di arrivare. Bene, io direi che possiamo cominciare. Allora, permettetemi di ringraziarvi per essere con noi oggi. Siamo molto contenti di questo evento. Una cosa di cui abbiamo proprio sentito il bisogno, l'Associazione Italiana Rolfing AIR e la formazione Rolfing Italia, che è la scuola italiana di Rolfing, abbiamo deciso di creare questo evento proprio per lanciare dei ponti. In un momento in cui la pandemia stringe gli spazi, ci stringe un po' gli animi, lanciare dei ponti ci è sembrato un modo interessante di abbracciarci, di poterci arricchire, ampliare le nostre conoscenze, approfondire. Quindi grazie a tutti per esserci e sono veramente contenta di annunciarvi questa nuova serie di webinar che tra ricerca, tradizione, innovazione, applicazione, proprio in occasione del 125esimo anniversario della nascita di Ida Paolina Rolf, abbiamo voluto lanciare nell'etere incontri tematici online gratuiti con diversi professionisti del lavoro corporeo che stanno già integrando con successo nel loro flusso di lavoro quotidiano le ultime scoperte sulla fascia. Ci è sembrato un'apertura alla conoscenza di come la geniale intuizione di Ida Paolina Rolf abbia orientato la ricerca scientifica e di come le relative scoperte abbiano migliorato la pratica professionale. Questa serie di webinar l'abbiamo chiamata Rolfing, terapia fasciale, arti corporee, come la ricerca sulla fascia ha migliorato la mia professionalità. Il Rolfing incontra il Feldenkrais, la danza, il girotonic, la fisioterapia, il Pilates, lo yoga, l'osteopatia, le arti marziali e tanti altri ambiti a dimostrazione di come l'integrazione strutturale e la terapia fasciale siano discipline trasversali ed altamente efficaci. Oggi sono molto contenta di annunciare il primo di questi webinar a cui tengo moltissimo ed è l'incontro tra Rolfing e Feldenkrais. È intitolato La fascia, l'anello di connessione tra integrazione strutturale e funzionale. Ma prima di presentarvi gli ospiti che sono con noi in questo momento, mi piacerebbe ricordare a tutti, anzi informarvi, che sempre l'Associazione Italiana Rolfing e FRI, Formazione Rolfing Italia, hanno organizzato un incontro veramente molto speciale con Robert Schleip. Venerdì 16 aprile alle ore 18 ci sarà uno Zoom insieme a questo famosissimo ricercatore della fascia. Robert è stato formato alla scuola di Ida Paolina Rolf e ha fatto tantissime ricerche in nome del Rolfing, sempre punta di diamante tra la ricerca scientifica e l'applicazione nel tocco e nella funzionalità del movimento. Quindi vi invito a connettervi in questa occasione
E adesso, con mio grande piacere, vi presento gli ospiti. Abbiamo con noi in questo momento Rita Gerola, membro della Facoltà Europea di Rolfing e Rolf Movement insegnante. Grazie Rita per essere con noi. Abbiamo Lucia Isabella Grazioli, Rolfer e insegnante di Feldenkrais. Grazie Lucia. Abbiamo Simone Costa, counselor e mediazione corpora e Rolfer. Ciao Simone, grazie per essere con noi. Raffaele Viscido, Rolfer, fisioterapista meserista. Ciao Raffaele, grazie. Pierpaola Volpones, chair della Faculty Europea di Rolfing. Grazie Paola. In regia Eleonora Celli, presidente di Free Formazione Rolfing Italia, che ci aiuta. Grazie tantissimo Eleonora. Io sono Marina Blandini, advanced rolfer e operatore di Rolf Movement, coreografa e professore della danza contemporanea. E sono una specialista dell'incontro tra i linguaggi perché penso proprio che ci fa crescere e arricchire. Ho dedicato la mia vita a questo e do il via a questo fantastico evento. Passo la parola a Rita Gerola. Grazie. Grazie Marina, grazie dell'invito e grazie di questa possibilità che abbiamo di come dire, mettere al servizio della conoscenza la nostra esperienza viva. Io ho avuto il privilegio di fare entrambe le formazioni, quindi con cognizione di causa e con gioia posso veramente dire quanto come dire, l'integrazione degli elementi che nascono dalle formazioni rende più efficace la nostra capacità di miscelare dei linguaggi e dare un servizio appropriato a chi si rivolge a noi, rispondendo esattamente alle esigenze che vengono poste da quella speciale persona. L'incontro tra il Rolfing e il Feldenkrais in realtà è anche l'incontro tra queste due grandiose personalità, tra questi due geni, questi ricercatori che si sono effettivamente conosciuti. Feldenkrais ha ricevuto le sedute di Rolfing e c'era un rapporto di grande stima reciproca tra i due. Molto bella, infatti avevo chiesto appunto di mostrare la lettera che Moshe Feldenkrais ha spedito, ha indirizzato a Rolf per il compleanno e volevo per il suo compleanno e volevo proprio leggermene un pezzo. In questa lettera lui parla di come si sono incontrati, di come diciamo, lui è stato colpito dal lavoro e dice una cosa che è molto bella. Il tuo insegnamento, leggo, il tuo insegnamento è unico come la tua visione e le tue capacità. Integrazione strutturale, integrazione funzionale hanno in comune molto più del mondo che le connette. Infatti, per gli esseri umani, struttura e funzione non hanno significato l'una senza l'altra. Così, quando tu integri la struttura come nessun altro può, tu migliori la funzione. E diciamo questo connubio è un dato di fatto, che chiunque di noi lavori in questo campo è un dato di fatto, è un'evidenza. Nella loro ricerca, diciamo che l'imprinting formativo iniziale ha orientato lo studio e lo sviluppo del metodo in due direzioni diverse. Ida Rolf era una biochimica di altissimo livello e Feldenkrais, Moshe Feldenkrais era un fisico di altissimo livello. Quindi è chiaro che diciamo, la finestra attraverso cui loro hanno guardato all'uomo è stata una finestra diciamo, condizionata o, se vuoi, strutturata sulla base di quella che era il loro imprinting di ricerca. Non a caso Feldenkrais ha sviluppato una metodologia che dialoga in forma diretta con il sistema nervoso attraverso il movimento, tra l'altro lui era un esperto di arti marziali, e Ida Rolf invece ha avuto questa straordinaria intuizione, proprio per la sua diciamo, formazione come biochimica, si è molto più diciamo, focalizzata sulle caratteristiche di questa struttura quasi misconosciuta all'epoca, la fascia, oggi ne stiamo parlando tanto, ma all'epoca veniva completamente ignorata come fattore significativo, no? nella formazione del corpo e del movimento. Ecco, lei ha avuto questa grande intuizione sulla fascia e ha sviluppato quindi tutta questa grande metodologia sottolineando l'aspetto legato a come il tocco e l'input energetico può trasformare questa struttura così plastica e che è la struttura che lei ha definito organo della forma. Ripeto, oggi tutto questo come dire, quasi ovvio grazie alle ricerche più recenti, all'epoca questa è stata un'intuizione assolutamente come dire,
originale nuove che ha, come dire, impregnato tutto il metodo. Quindi questa conoscenza è una conoscenza che nasce anche da una fiducia, da un rapporto personale che nel tempo, attraverso la nostra esperienza con la doppia formazione, abbiamo verificato essere con grandi, grandi fondamenti. Credo che Lucia volesse dire qualcosa a questo riguardo. Buongiorno a tutti. Sì, infatti questa è stata in realtà la cosa che mi ha colpito e che mi ha, io quando ho letto il libro di Rolfing, scritto da Ida Rolf, devo dire che il libro è questo, la cosa che mi aveva colpito nel retro di questo libro è appunto la frase che hai detto tu, Rita. Quando la Rolf integra la struttura, come nessun altro sa fare, migliora la funzionalità. Per me il Rolfing è stata un'esperienza rivelatoria e indimenticabile. In questo libro io ho poi fatto, da questo libro ho fatto la formazione di Rolfing, ma in realtà questa curiosità nei confronti del Feldenkrais mi è sempre rimasta e quindi ho voluto poi pian piano, mi sono avvicinata al mondo del Feldenkrais e ho scoperto un lavoro che altrettanto mi piaceva e che poteva, con il quale potevo interagire con il lavoro di Rolfing. La caratteristica, secondo me, del lavoro, della particolarità del Rolfing è proprio, e della formazione di Rolfing, è stata prima di tutto l'aspetto dell'anatomia, non più un'anatomia vista con il singolo muscoletto, ma bensì un'anatomia, l'anatomia della fascia, dove siamo un uno. Ida Rolf diceva che l'uno è molto di più delle singole parti, quindi questo mondo che usciva dai canoni del muscoletto o del problema se ho male alla spalla, il problema è nella spalla. E poi grande cosa della formazione di Rolfing è stata il tocco, l'esperienza, la capacità di guidarmi attraverso l'ascolto di quello che andavo a toccare. Infatti io ho anche una formazione come massoterapista e devo dire che neanche la scuola di massofisioterapia mi ha dato le stesse cose che mi ha dato la formazione di Rolfing. Questa visione, questa cosa del corpo molto particolare che è la fascia. Non so, Marina, vuoi dire qualcosa? Sì, mi piacerebbe riprendere un attimo la parola. Intanto vorrei farti una domanda, Lucia, ma prima di fare la domanda a te, se mi permettete, vorrei chiedere a tutti quelli che ci guardano di scrivere le vostre domande nella chat. Noi saremo felicissimi, verso la fine dell'incontro, di rispondere a tutti e faremo del nostro meglio per rispondere a tutti. Quindi, per favore, cominciate sin da adesso a scrivere le vostre domande, ci occuperemo di leggerle e di porle ai nostri ospiti che stanno intervenendo. Allora, Lucia, io avrei una domanda per te. Perché ritieni che sia vantaggioso per un insegnante di Feldenkrais aggiungere la formazione di Rolfing? Che vantaggi hai avuto tu? Devi accendere il microfono, Lucia, scusa. Grazie. Certo. Sono partita quando ho fatto la formazione di Feldenkrais, ero già Rolfer, e questa cosa che dicevo prima, quindi l'ascolto, la fascia, il tessuto connettivo, era già per me una cosa assodata. Ma quindi per me, secondo me, per un insegnante di Feldenkrais diventa davvero molto interessante aggiungere la formazione di Rolfing, perché è come aggiungere dei puzzle a dei pezzi mancanti. Ripeto, il lavoro fasciale completa, secondo me, la formazione di un insegnante, l'ottima formazione di Feldenkrais, tant'è che l'ho fatta. Però mi viene in mente, per farvi un esempio, ho lavorato con un atleta, con un maratoneta, al quale nel Feldenkrais, per esempio, si fa sentire il pavimento artificiale, aveva un problema di fascite plantare, e a questo punto questo lavoro sulla fascia che ho fatto prima ha permesso di chiarire di più il territorio per lui, e quindi queste connessioni neurologiche che avvengono quando si fa Feldenkrais diventano molto, ma molto più chiare se la fascia
ha avuto questo lavoro, diciamo, se è più pulita, e quindi le connessioni neuronali viaggiano a una maggior velocità. Sei muta? È molto chiaro, ma vorrei capire ancora un po' più approfonditamente, no? Come integri le due discipline nel tuo lavoro? Ok, allora io le integro prima di tutto dando onore a queste due persone che secondo me erano due geni. E quindi quando lavoro, nel mio lavoro dico sempre che integro, che lavoro sia con Rolfing che col Feldenkrais. Perché è importante che le persone conoscano anche con il nome le cose che io vado a fare. E poi, mentre lavoro durante la mia seduta, i confini tra il Rolfing e il Feldenkrais diventano però molto labili, quindi mentre tratto la fascia chiedo dei movimenti, faccio fare delle piccole cam, prendo dalla cam dei pezzi e li inserisco nel lavoro però fasciale. E ripeto, questa parte, io utilizzo spesso questo termine quando parlo tra colleghi, unire il Rolfing, il lavoro di Rolfing al Feldenkrais è un po' come mettere l'alta velocità, le connessioni sono più veloci e le persone si meravigliano di quanto cambi la comprensione delle parti del loro corpo. Ti ringrazio, Lucia. Senti, a proposito del tocco, magari Raffaele ti andrebbe di parlarci un pochettino del tocco, cosa cambia? E sempre abbiamo il problema dei microfoni, scusate, ma stiamo evitando di avere suoni, quindi mutiamo e poi ci si scorda. Ci sei, Raffaele? Tolto, sì, riacceso il microfono? Ecco, grazie. Infatti, allora il tocco in sostanza è uno dei sensi, tra i cinque sensi che il corpo possiede, ed è anche il più esteso, servendosi della pelle appunto come un canale di conduzione, nonché il primo a svilupparsi nell'utero. Quindi il tocco ci mette in contatto innanzitutto con noi stessi e con le nostre sensazioni. Il tocco infatti viene definito come un organo sociale, ed è state dimostrate queste cose perché esistono delle fibre nervose che sono poste sotto la pelle e che sono deputate alla trasmissione di proprietà emozionali. Questo che vuol dire? Che esistono dei recettori che ci fanno percepire piacevolezza se stimolati, e questo poi ci influenza inevitabilmente a più livelli, e quindi plausibile definirla come una funzione primaria di relazione vitale per lo sviluppo del cervello e per la regolazione delle emozioni. Quindi il tocco anche nella mia pratica permette di modificare le emozioni che si intende trasmettere, e risulta quindi utile anche nella consapevolezza emozionale sia di chi opera e quelle dei nostri clienti. Il tocco in generale abbassa i livelli di stress, e stimolando il rilascio di ossitocina e di serotonina, e per cui vengono in sostanza liberate quegli ormoni che in sostanza conducono a una sensazione di benessere. Poi, per quanto riguarda l'integrazione attraverso il tocco, ed è uno dei principi fondamentali del lavoro del Rolfing, in sostanza si allinea alla percezione e al movimento
per far sì che il corpo tende a guadagnare un movimento fluido e armonioso. Vuoi dire di Marina? No, ti sto ascoltando con molto interesse. C'è una domanda che mi frulla in testa e mi piacerebbe farti, no? Sì, il tocco è una cosa che c'è, cioè, in tutte e due le tecniche, in qualche modo, anche se in maniera molto diversa, ma c'è una cosa che è specifica del Rolfing, che è proprio il rapporto con la forza di gravità, no? Vedere il corpo umano organizzato nello spazio e in rapporto a questa forza che costantemente ci tira giù, certo. E dalla quale in qualche modo riceviamo una propulsione. Ecco, ci puoi spiegare un pochettino questo concetto? Com'è possibile che una forza che ci tira giù ci crei questa propulsione verso l'alto che ci restituisce questa grande verticalità? Infatti, questo è uno dei principi per cui si basa il Rolfing. E volevo iniziare appunto a descrivere questa cosa con una metafora, cioè che quando riconosco per esempio da lontano un'amica che cammina verso di me, vedo una forma particolare e all'interno della forma in generale di essere umano dico riconosco quella mia amica e la riconosco con formazione e col movimento delle braccia, della distribuzione della massa sullo scheletro. Quello che vedo in generale è un sistema di tessuto connettivo che dà al corpo un certo aspetto. E come è stato detto, la fascia, che è il più sottile e mutevole di questi tessuti, è come una ragnatela sottile, elastica e tridimensionale e diffusa in tutto il corpo. Ricopre ogni struttura del corpo, dai muscoli al livello, passando per le ossa. Consiste nella matrice extracellulare di collagene e elastina e di una sostanza basale che circonda tutte le cellule, la pelle, i tendini, eccetera. Tutte le cellule del nostro corpo sono interconnesse attraverso questi tessuti connettivi, quindi responsabili della forma e della postura, che è la caratteristica di ogni persona. L'intuizione della dottoressa Rolf fu di comprendere che il corpo è come una rete di fasce dove si possono seguire le linee e tali linee per capire il modo in cui viene come funziona il corpo. Quando pratico Rolfing posso sentire, applicando una pressione, come è stato detto, modulata con le mani, e lo schema tensionale in tutto il tessuto si riesce a rilevare lo schema tensionale di tutto il tessuto connettivo, e molto spesso i clienti sentono della tensione in un'area lontana da quella sulla quale sto lavorando. Quindi l'esistenza di questa tensione in una parte del sistema ha ripercussioni su tutto il sistema della rete. Un aspetto da considerare della struttura del tessuto connettivo è proprio, come dicevi Marina, è la spinta. La dottoressa Rolf affermava che quando un corpo ben allineato ed integrato, la gravità spinge verso l'alto. Quindi il tessuto molle, non le ossa, dovrebbero sostenere il peso. E dobbiamo affrontare questo apparente paradosso da un altro punto di vista. Invece di considerare il corpo umano un modello a compressione con colonne che sostengono un peso alto, possiamo vederlo come un sistema di aste tensegrità. Il termine tensegrità o integrità tensionale fu coniato in ambito architettonico e rappresentava la struttura delle cupole geodiche. Un sistema a integrità tensionale è caratterizzato appunto da una rete a tensione continua,
che è in pratica, che sono i tendini, che è connessa in modo discontinuo agli elementi compressi che sono le ossa. Una struttura ad integrità tensionale forma un sistema stabile e dinamico al tempo stesso e che interagisce in maniera efficiente e resistente con le forze che si trovano a dover affrontare. La dottoressa Rolf diceva che la gravità tiene in piedi il corpo e con la teoria della tensegrità si è compreso che cosa intendesse dire. L'intera struttura del corpo può sostenersi da sola perché rappresenta un insieme di vettori di equilibrio dove per vettori si intende una forza con una direzione specifica e per equilibrio un bilanciamento di forze che si annulla reciprocamente. Il punto d'inizio del nostro lavoro come Rolfer è eliminare le tensioni e introdurre spazio ed estensione nel corpo. Scusami, avevo piacere, se possibile, volevo approfittare, sì. Ti spiace, non intendevo interromperti, ma per rendere un po' più, come posso dire, anche pratico, avevamo preparato un piccolo video che proprio cerca di spiegare qual è il trade union, come il tocco può effettivamente aiutare a chiarificare la relazione interna tra le parti. Così come tu stai spiegando adesso, questo sistema integrato, questa rete integrata, com'è che attraverso un tocco specifico noi possiamo creare come dire, un'unità di informazione che permetta di connettere le parti e connettere il sistema con la gravità. Quindi volevo soltanto, proprio per renderlo più leggibile, più visibile, se me lo permettete, chiederei a Leonora di postare questo video che abbiamo fatto. È molto bello. È la sua tridimensionalità, ovvero questa sua capacità di connettere tutto il sistema in un unico insieme a livello meccanico, a livello biochimico, a livello neurologico. Quindi il tocco sulla fascia ha la capacità di utilizzare questo straordinario strumento informativo per rendere più efficace e più profonda qualsiasi azione che noi vogliamo sviluppare a livello sia strutturale che funzionale. Voglio dare un esempio concreto a questo riguardo. Prendiamo un movimento abbastanza caratteristico, per esempio del Feldenkrais, creiamo una spirale lungo la colonna vertebrale. Quindi io chiedo alla mia allieva di fare questo movimento con grande gentilezza e osservo che lungo tutto questo percorso ci sono degli elementi di continuità ma anche degli elementi di interruzione. Ed è lì che il mio tocco può aiutare a dare una definizione più chiara degli elementi e a far sì che l'informazione che nasce dal movimento, che pure quando vuoi, possa piano piano, come dire, arrivare a connettere elementi sempre più lontani del sistema e creare quindi un movimento economico efficace e che coinvolga appunto a livello organizzato tutte le parti che possono permettere a questo movimento di diventare più fluido. Ok, grazie di questo video, mi dispiace il volume era un pochino basso, allora mi farebbe piacere leggere a Rita, prima di tornare al discorso, una domanda che ci è appena arrivata, che è: anche nel Feldenkrais è presente perennemente la relazione con la forza di gravità. In cosa, secondo voi, differisce il rapporto con questa forza nelle due discipline? Certo, no, è una domanda molto interessante. Il rapporto con la gravità è un elemento di entrambe le discipline, questo è ovvio. Però, come posso dire, il contesto all'interno del quale l'essere umano organizza il proprio movimento è ovviamente un contesto decisamente più ampio. L'aspetto gravitazionale è l'elemento costante, cioè in ogni caso nella nostra vita noi viviamo comunque sottoposti alla forza di gravità e quindi c'è questa energia che va giù e che crea una risposta appunto grazie all'organizzazione del sistema verso l'alto. Ma gli elementi contestuali che caratterizzano poi l'organizzazione della nostra vita non rispondono soltanto all'esperienza gravitazionale, corrispondono a tutta una serie di eventi che sono storici, diciamo, sono appunto contestuali, per cui l'ambiente in cui vivo, l'educazione che ho avuto, la cultura del momento,
le emozioni, le storie della mia vita, tutta una serie di fattori che sono decisamente soggettivi, vanno a influire sulla mia capacità poi di rispondere in modo appropriato o meno a quello che la forza di gravità mi impone. Quindi noi abbiamo un'immagine di noi stessi, una serie di, come possiamo definirli? Un nostro modello di valutazione di ciò che è giusto, sbagliato, bello, buono, cattivo, quello che è, che va a condizionare ulteriormente, insieme alla forza di gravità, quello che sarà il mio modello di comportamento. Ecco, quindi in questo senso, a mio parere, questa contestualizzazione è ciò che differisce. Cioè non si guardano solo le relazioni interne al corpo e la struttura rispetto alla forza di gravità, ma le relazioni in generale del mio sistema in relazione allo spazio, quindi quali sono i miei riferimenti organizzativi che possono essere il peso, ma può essere anche l'ambiente, quindi lo spazio verso cui si agisce il mio movimento, gli aspetti relazionali, eccetera. Ecco, nell'Rolfing questa cosa, diciamo, va molto in primo piano. Dopodiché, in termini pratici, io adesso nel video non ho potuto ovviamente entrare nel merito, ma in termini pratici il tocco è un tocco che ha una sua peculiarità, magari di questo possiamo parlare eventualmente dopo se c'è un momento, che ha un suo significato nel dare indicazioni in rapporto a, ripeto, le relazioni interne e la relazione del corpo nello spazio e nella realtà. Non so se ho risposto. In verità mi piacerebbe, Rita, proprio chiederti questo. Se adesso che hai parlato di questa differenza, ci puoi parlare anche un attimino della differenza del tocco nelle due discipline, no? Come il tocco del Rolf differisce e supporta o supporta il tocco dell'insegnante Feldenkrais. Ma io per sintetizzare molto la vivo in questo modo. Per me il tocco entrambi i tocchi sono molto sofisticati. Non è un caso che nella formazione Feldenkrais, come dire, la preparazione per le sedute individuali, per le sedute di integrazione funzionali, arriva dopo l'insegnamento del lavoro di gruppo. Cioè ci vuole molta esperienza su di sé. Per affinare la capacità di essere in relazione, no? E questa capacità di essere in relazione con l'altro è un elemento, come dire, di base per poter toccare fisicamente altre persone. Questo è molto importante e diciamo, va onorato in questo senso il fatto che in entrambe le formazioni l'attenzione al tocco è molto grande. E secondo me è significativo perché l'operatore è parte del sistema che tocca, quindi è importante che ci sia molta chiarezza. Nel dove sono io in relazione alla gravità, in relazione all'altro, prima di dare un'informazione, diciamo, efficace alla persona che viene toccata. Mi sento di fare questa premessa come dire, proprio per onorare il valore delle due formazioni. Detto questo, la differenza è che potrei dire, nell'esperienza del Feldenkrais, se io metto il cappello Feldenkrais in quel momento e tocco, ho molta attenzione allo scheletro. È un tocco estremamente vettoriale, se vogliamo dire, che proprio considera le linee di forza della gravità e le connessioni interne alla struttura. A parere mio, il tocco di Rolfing è più articolato, nel senso che noi possiamo lavorare attraverso l'esperienza su diversi livelli della fascia, quindi dal tocco sulla pelle, con tutte le informazioni neurologiche che questo comporta, e scendere piano piano su livelli, con la nostra intenzione, su livelli sempre più profondi. E diciamo così, io lo percepisco come un tocco più tridimensionale, un pochino più a tutto tondo, che tiene conto sia dei fattori proprio meccanici della storia, ma anche dei fattori, diciamo, più ad ampio spettro, di relazione tra le parti e con tutti i contenuti che in questo, essere toccati vengono evocati. Ecco, diciamo, quindi, non lo so, nella mia esperienza direi che questo potrebbe essere un elemento, discriminante, diciamo, diversificante. Non so poi se mi Grazie, grazie. scusa, Marina, posso? Perché stanno facendo delle domande sul gruppo relativamente a questo e vorrei solamente mettere
aggiungere un'ultima cosa. È vero, ci sono molte cose che accomunano il Rolfing e il Feldenkrais e non siamo, l'abbiamo già detto fin dall'inizio, ma in realtà secondo me la grande cosa, che era quello che diceva Rita, perché appunto dicevano, rispondo a Viola Ongaro e ad altri che dicevano sì, ma è la stessa cosa, è vero, abbiamo tantissime cose in comune e questo webinar serve proprio a questo, ma in realtà il tocco del Rolfing è un tocco, come diceva Rita, veramente diverso, che pensa al corpo come tridimensionalità, è molto profondo, penso per esempio a un lavoro sullo psoas o a un lavoro, ripeto, con degli atleti professionisti dove hanno bisogno di un lavoro fasciale per chiarire il territorio. Quindi la grande diversità è proprio, secondo me, è proprio nel tocco. Poi, di fondo, l'idea della gravità e di queste cose accomuna il Rolfing e il Feldenkrais. È la tematica di questo webinar. Scusate. No, hai fatto benissimo. Io voglio continuare a invitare a scrivere nella chat le domande e quando finiscono gli interventi che abbiamo programmato siamo felicissimi di leggerle, quindi continuate a scriverle e le leggeremo. Io vorrei fare una domanda a questo punto a Simone Costa. Simone, grazie, perché è il presidente dell'Associazione Italiana di Rolfing, a parte tutto quello che vi ho detto prima, e già la sua presentazione ci fa capire che è una persona curiosa, che vuole, no, l'incrocio tra le discipline per lui è estremamente importante. Allora, in questo momento Simone, ma anche Raffaele, stanno facendo la formazione Feldenkrais e noi ne siamo molto felici, perché secondo noi non possiamo che crescere nel far incontrare e conoscere meglio questi metodi, no? Ci si può solo arricchire gli uni gli altri. La mia domanda a te, Simone, in questo momento qual è il valore aggiunto che tu trovi nel stare facendo la formazione Feldenkrais? Che cosa ti sta dando il Rolfing come lettura particolare? Qual è per te il valore aggiunto di essere un Rolfer? Ce ne puoi parlare? Sì, grazie. Ma io quello che devo dire è proprio questo aspetto tridimensionale dell'informazione del Rolfing. Perché prima si è parlato di tessuto connettivo, no? Questa struttura complessa, perché l'essere umano è complesso, no? Nel suo insieme. E nel Rolfing ho trovato questa preparazione alla complessità dell'essere umano attraverso la sua formazione, per cui c'è un'anatomia, uno studio molto approfondito dell'anatomia che viene interconnesso con l'esperienza che viene fatta, col tocco. Quindi non viene mai separata, ma viene collegata. E poi viene proprio collegata anche con l'esperienza della persona, dell'allievo, poi del cliente anche, no? Per cui questa continua triangolazione tra un aspetto teorico, un aspetto pratico anche di lavoro e un aspetto poi esperienziale della persona ti mette proprio in relazione con la complessità dell'essere umano, perché tutti noi, ma anche da quel poco che ho visto io nel Feldenkrais, no? Abbiamo a che fare con persone che magari apparentemente hanno delle esigenze simili, ma in realtà ognuno ha una sua storia e noi dobbiamo imparare a poter osservare la complessità e anche la specificità di ogni persona. Per cui anche nel Rolfing ho avuto questa possibilità di andare nel particolare, nella visione dell'insieme e continuare questo continuo scambio che poi mi è stato utile anche in altre formazioni, in altri lavori come il counseling. Ecco. Che infatti forse c'era stata anche una domanda. Una domanda di Alessandra che dice: sono una counselor particolarmente interessata all'aiuto attraverso il corpo. Vivo a Cagliari e vorrei approfondire questo interessante aspetto. Vorrei informazioni in tal senso. Grazie. Sì, diciamo che sia il Feldenkrais, ma anche molto il Rolfing è un aiuto, no, alla persona.
Sia il counseling che il rolfing non sono professioni sanitarie o mediche, però entrambe lavorano nel facilitare, nel far fiorire, no, le risorse che ha una persona, perché dovuto a delle esperienze o passate o dei traumi, penso a un incidente, non so, un bici, un'auto, qualcosa si è bloccato nel nostro processo di evoluzione. E nel rolfing andiamo molto come dire, a creare quell'ambiente tale per cui la persona può ripartire e riattivare le proprie risorse. Lo facciamo con l'empatia, lo facciamo con il non giudizio. Per cui molte volte negli studi delle persone arrivano persone che cioè, sentono che hanno un occhio critico da parte della società o dell'ambiente o dell'immagine che dovremmo essere, avere, no? E parte del nostro lavoro è creare questo spazio tale per cui le persone possano, come dire, sentirsi libere di muovere. Nel rolfing lo facciamo anche con il tocco. E poi, appunto, questa cosa qua è un tocco che non è legato a ti aggiusto un qualcosa, no? Come nel counseling, anche lì c'è un intervento che non è che io aggiusto un qualcosa che non va bene per te, ma vado in modo che qualcosa riparta nel tuo processo di vita. E nel rolfing lo faccio in maniera tridimensionale, seguendo un percorso di 10 incontri come c'è nel counseling. Non so se ho chiarito qualcosa, Sì, ma penso sì. E a questo punto mi piacerebbe molto passare un attimo la parola a Pierpaola Volpones, perché l'European Rolfing Association, la Scuola Europea di Rolfing, ha messo a punto un nuovo format che proprio ci permette un nuovo format di insegnamento, e penso che Pierpaola è la persona più è la persona più giusta per parlarci di questo nuovo format, che è proprio dedicato a chi vuole imparare di più, senza necessariamente entrare in tutta la formazione di Rolfing, ma permette un conoscimento, una conoscenza, una prospettiva molto dettagliata. Passo la parola a Pierpaola, ce ne puoi parlare un po' tu, Pierpaola? Grazie. Sì, Marina, molto molto volentieri. E come dicevi, abbiamo un po' rivisto quella che è la nostra formazione per diventare Rolfer, ma e abbiamo ampliato proprio il primo livello. Quindi in questo primo livello offriamo dei corsi, in particolare corsi di anatomia, tocco e movimento, che hanno una loro realtà a sé stante, quindi che proprio completano un percorso e danno già degli strumenti con cui si può iniziare a lavorare. Poi chi sarà interessato potrà continuare con le fasi successive della formazione. E questi corsi del primo livello sono, come dicevo, distribuiti su questi tre argomenti: anatomia, tocco e movimento. E i vari corsi sono strutturati anche loro in livelli, quindi avremo un primo livello, un secondo e un terzo livello. E volevo solamente dire una cosa che, ascoltando la discussione che è venuta fuori questa mattina, molto interessante, anche un po' guardando le domande. Io non ho fatto la formazione Feldenkrais, però mi sembra che c'è una parola che accomuna, che è integrazione. Quindi Ida Wolf parlava di integrazione strutturale e Moshe Feldenkrais di integrazione funzionale, no? Correggetemi se mi sto sbagliando. E la cosa interessante è che, citando un po' Ida Rolf, è che lei a un certo momento dice: il corpo non è l'unica cosa che c'è, ma è dove posso mettere le mie mani. Quindi questo studio approfondito dell'anatomia, del tocco e della funzionalità, quindi parliamo anche di un'anatomia funzionale, serve proprio per entrare e comprendere come noi ci organizziamo nella realtà, nella gravità, nell'ambiente che ci circonda e, come dicevate, proprio nella nostra storia del passato, del presente e di quello che ci aspetterà. Allora, i corsi sono molto interessanti, vi leggo un po' i titoli. Per esempio, nei corsi di movimento abbiamo il primo livello, il primo corso che si intitola La dinamica della postura, vivere nella gravità. Il secondo corso, quindi Movement 2, sarà invece la dinamica del respiro e quindi è essere in relazione con la gravità. E
e nel terzo si parlerà invece della dinamica del cammino e quindi muoversi nella gravità. Questi sono proprio i tre temi, ogni corso durerà 3 giorni, poi magari se volete delle informazioni più dettagliate possiamo fornirvele anche privatamente o successivamente, non so, fateci sapere. E invece nei corsi di anatomia, vi leggo anche qui un po' i titoli, il primo riguarda l'anatomia del sostegno, quindi dal piede al bacino, per cui come forse potrete notare questi corsi un po' si sovrappongono e si arricchiscono l'un l'altro, quindi abbiamo parlato di postura nel movimento 1 e qui parliamo del sostegno, quindi dai piedi al bacino, e si studia tutta l'anatomia fasciale, anche un po' l'embriologia, e si farà palpazione, eccetera. Il secondo corso invece di anatomia sarà è anatomia dell'espressione, quindi dal cingolo scapolare alle mani e al viso. E anche questo un po' ricopre, riveste quello che è il tema del secondo corso di movimento, che è il respiro. Perché comunque il respiro è un entrare in relazione con l'esterno, quindi c'è un'espressività che la nostra interiorità manifesta con l'esterno, semplicemente con questo scambio del respiro. Nel corso di anatomia analizzeremo, studieremo appunto il cingolo superiore, l'espressione, quindi braccia, spalle, fino al viso, alla testa. Il terzo corso di anatomia invece è l'anatomia del core, il centro, il cuore, no? Quindi il contenitore e il contenuto. Ecco, nei corsi di tocco invece ripercorriamo un po' questa sequenza e quindi partiamo proprio dalle basi e ci muoviamo. Quindi la prima sarà le basi del tocco, quindi riscoprire la rete fasciale della parte inferiore del corpo. Nei corsi di tocco uniamo un po' quelle che sono le informazioni che ci arrivano dall'anatomia, le esperienze che ci arrivano dal lavoro del movimento e le applichiamo, quindi impariamo ad usare le mani. Allora, scoprire la rete fasciale della parte inferiore del corpo, nel secondo corso sarà la rete fasciale della parte superiore del corpo e nel terzo ci occuperemo del tronco. Ecco, queste sono un po' le sequenze e come potete vedere abbiamo proprio una visione che è di nuovo integrata della persona nel suo insieme, quindi sia degli suoi aspetti funzionali che dei suoi aspetti relazionali. Pierpaola, c'è stata una domanda, io credo che in qualche modo tu abbia risposto, però la leggo perché fa parte proprio di questo tema, da parte di Viola, in che modo si studia l'anatomia nel Rolfing? Sono molto interessata a questo aspetto. Sì, allora, durante i corsi noi abbiamo sempre un'alternanza di lezioni frontali, palpazione anche di costruzione. Spesso utilizziamo per esempio o il manichino o costruire dei modelli con la plastilina. Questo ci serve proprio perché nel momento in cui mettiamo nelle mani l'informazione, questa informazione entra nel corpo, c'è proprio un processo anche di embodiment, lo chiamiamo, di incorporare quelli che sono tutte le conoscenze teoriche che ci arrivano dallo studio su un atlante, dallo studio su un libro, o semplicemente nell'ascoltare le informazioni. Quindi c'è ascoltare ma anche un fare, per cui la cosa viene proprio incorporata. E come dicevo, abbiamo lezioni frontali, palpazione, costruzione sul manichino e lavoro uno con l'altro. E c'è una domanda, chiedono se i corsi saranno online. Dunque, noi cerchiamo di farli proprio tutti in presenza. Questa è un po' l'intenzione, perché come sappiamo il fatto di essere visibili fisicamente aggiunge proprio qualità al nostro lavoro. E stiamo anche lavorando su organizzare dei corsi online, infatti abbiamo anche prodotto per esempio dei video di anatomia e anatomia fasciale e quindi è un ottimo strumento quello dell'online, va perfezionato ma va anche utilizzato. Al momento i nostri corsi del level 1 sono previsti in presenza, però anche se saremo costretti qualche cosa trasferiremo online. E sì, saranno in italiano. Sì, in italiano e parlano in italiano. Sì.
Sì, ci tengo a ripetere questa cosa che ha detto Pierpaolo. Abbiamo creato proprio delle lezioni di anatomia online, le potete trovare tutte le informazioni nei nostri siti, sono veramente eccellenti, c'è un livello di trasmissione di competenze fantastico, quindi suggerisco caldamente. A questo punto, io andrei verso magari l'ultimo intervento da parte nostra e poi aprirei alle domande, che sono tante, quindi è bene poter rispondere. C'è un'altra cosa che è molto diversa tra il Rolfing e il Feldenkrais. Secondo me, ognuno dei due ha dei valori importantissimi, degli in più in questa scelta, che è proprio quella del tempo, no? Dovete sapere che io ho ricevuto tantissimo lavoro Feldenkrais nel mio corpo da Russell Dellman in California, quando lui era il braccio destro di Moshe, e per me è stato veramente fondamentale. Quando però ho deciso, io l'ho messo nella mia waiting list di lavorare sulla postura e sull'aiuto all'altro, 20 anni prima di farlo. Facevo la coreografa, avevo la compagnia di danza, avevo altre cose, ma il momento in cui ho deciso di farlo, per me è stata cruciale la nozione tempo. Io lavoravo con i danzatori si fanno male, hanno bisogno di essere curati rapidissimamente. Allora, il Rolfing ha questo progetto di un ciclo di 10 sedute che ha un tempo molto limitato, sono 10 incontri, più o meno di un'ora ciascuno, no? Magari Raffaele, se tu vuoi dirci due parole su questo, e poi apriamo tutte le domande, no? Qual è il progetto del ciclo delle 10 sedute del Rolfing. Non so se sono stata chiara nel mio esprimermi. Certo, è un modo semplice per spiegare cosa sia questa di 10 sedute è considerare, come è stato detto, un po' il corpo come un insieme di blocchi impilato l'uno sull'altro. In sostanza è anche il nostro logo che rappresenta la comunità dei Rolfers. È evidente che quelli che sono alla base sostengono quelli che sono in cima. E se qualche blocco per vari motivi risulta essere inclinato, rotato o schiacciato, bisogna innanzitutto creare spazio ed estensione per rimetterlo in linea e fargli recuperare quella relazione efficiente tra i vari blocchi. Quello che interessava alla dottoressa Rolf era creare un metodo, come è stato anche detto da poco anzi, in cui l'attenzione potesse passare continuamente dal generale al particolare. Preparare quindi un corpo a una trasformazione profonda tramite una creazione di spazio ed estensione nei vari strati attraverso il tocco. La dottoressa Rolf si atteneva però al principio che la via per trattare, modificare un problema strutturale era ristabilire un allineamento all'interno del campo gravitazionale. Ciò che realmente interessava era la relazione tra il campo energetico dell'essere umano e il campo gravitazionale. Le 10 sedute, in sostanza, fu uno strumento che la dottoressa Roth, dopo aver approfondito, sperimentato e fatto delle ricerche, illustrò ai suoi studenti affinché potessero imparare ciò che non poteva essere insegnato da un punto di vista astratto, ma solo sperimentandolo. E sviluppò questa serie di 10 sedute stabilendo un certo numero di obiettivi per ogni seduta. All'inizio questa serie veniva eseguita come una pratica, come una pratica, un rito quasi meditativo, però poi ben presto si iniziava a capire che la struttura può cambiare e orientarsi intorno ad una linea verticale. Quindi il tempo è fondamentale per avere in sostanza il tempo di decodificare il tocco e affinché avviene una trasformazione, una modificazione. Grazie Raffaele.
Vuoi continuare? Scusa, ti ho interrotto forse. No, nel tempo poi questa serie di 10 sedute fu nota come ricetta, e la ricetta non è qualcosa che si può applicare a chiunque, a prescindere dalla situazione particolare. Anzi, è concepita per essere usata in modo creativo, tenendo presenti i problemi e la persona, la personalità dell'individuo, cioè del cliente. Nella mia esperienza mi sento di dire che la ricetta, insieme al principio della verticalità, è l'essenza del Rolfing, e come dicevo prima, può sembrare che ogni persona venga effettuato lo stesso tipo di lavoro a prescindere dal problema particolare. In realtà sono gli esempi delle sedute a fornire un efficace e progressivo modo di lavorare. Quindi, per raggiungere questi scopi, varia notevolmente da individuo ad individuo. Grazie, Raffaele, è chiarissimo, ti ringraziamo. E dobbiamo andare un po' a stringere perché siamo verso la conclusione. Ecco, c'è una domanda che ci arriva molto spesso e mi piacerebbe porla a Pierpaola. La manipolazione fasciale del Rolfing è dolorosa? Ah, questa è una bella domanda, perché a dire il vero il Rolfing era famoso anni fa per essere questo intervento così molto intenso, anche molto doloroso. Devo dire che nel tempo il lavoro la tecnica proprio si è un po', come dire, raffinata. È un lavoro profondo. Io la cosa che dico ai miei clienti è questa: guarda, il lavoro del Rolfi non è uno sfioramento, non è un massaggino rilassante, è un lavoro sulla struttura, quindi qualcosa che cambia. Però questo dolore, questo fastidio deve essere una cosa accettabile, cioè il corpo deve dire sì. Perciò se è un dolore che fa bene, avete presente quando non so, ci lavorano un po' qua sui trapezi, ah, fa male ma fa bene, sento che mi libera, mi scioglie, mi apre, fantastico, questo va bene, quindi è un dolore che ha un sì e quindi va bene. Altre volte è un dolore che è fastidioso, che irrita, che disturba, magari non è neanche così intenso ma è proprio fastidioso, e lì è bene cambiare qualcosa, è bene fermarsi, perché il corpo sta dicendo no, non ne voglio. Per cui anche l'abilità del Rolfer è quella proprio di adattare il proprio tocco a quella che è la realtà fisica della persona con la quale si sta lavorando. Non so se ho risposto alla tua domanda, Marina. Sì, c'è una domanda che vedo scritta qua che proprio, la puoi rimettere un attimino per favore, Eleonora, questa sul dolore di Martin. Martin dice: più di 30 anni fa ho ricevuto 2 o 3 sedute di Rolfing che mi hanno decisamente portata verso il Feldenkrais per il dolore percepito. Chiedo un chiarimento. Pierpaola, vai per favore. Sì, bravo Martin, questa è proprio la cosa di cui parlavo, no? Che anni fa anch'io sono stata formata con quell'attitudine lì, no? Bisogna entrare, spingere, e soprattutto io credo che andavamo un po' troppo veloci, andavamo profondi troppo velocemente. E credo che adesso abbiamo proprio imparato che c'è un tempo in cui interveniamo per lasciare che il corpo accetti il nostro intervento. Però sì, sono d'accordo con te, si terminava la seduta, eravamo tutti rossi, no? Era anche, magari c'era proprio un po' di fastidio anche nei giorni successivi. E ecco, la differenza è proprio questa, che abbiamo imparato ad andare profondamente sì, ma più lentamente e in maniera più, come dire, rispettosa. Io credo che una delle cose della scuola di Rolfing, proprio dell'istituto Rolfing, è proprio quello di essere aperto a apprendere da altre discipline, da altri insegnamenti e farne ricchezza, no? Penso che questo che ci ha appena esposto Pierpaolo è proprio quello che è successo. E penso anche molto grazie al Feldenkrais, io ci tengo a sottolinearlo. Senti Pierpaola, continuerei un attimo su di te, chiedo scusa Raffaele, forse ho tagliato un po' troppo presto, perché che arrivano tante domande ancora sulle 10 sedute. Dice: ma per esempio, a che distanza, si parla di protocollo, ma cosa vuol dire? Ma 10 sedute per tutti i pazienti? Ecco, magari ci dici 2 parole rapidamente Pierpaola e poi passiamo alle altre domande di chi ha scritto nella chat.
Allora, il percorso delle 10 sedute è un percorso che la dottoressa Rolf ha ideato per due motivi principali. Uno è per stabilire un percorso da fare con le persone in modo da poter attraversare tutte le varie parti del corpo e le varie funzioni del corpo. Quindi per ogni seduta c'è, come dire, un obiettivo. Per esempio, nella prima è liberiamo il respiro. Però ci sono tanti modi di respirare, quindi con qualcuno si lavorerà in un modo, con qualcuno si lavorerà in un altro. Per entrambi l'obiettivo è quello di favorire, liberare il respiro. D'accordo? E l'altro motivo per cui la dottoressa Rolf ha ideato le 10 sedute è quello di avere uno strumento didattico, pedagogico, cioè insegnarci a lavorare, insegnarci a fare una lettura del corpo, insegnarci ad approcciare la persona, a capire cosa fare e quando farlo. E quindi è proprio una cosa che è andata avanti parallelamente. Da un lato impariamo il Rolfing attraverso le 10 sedute, dall'altro applichiamo le 10 sedute con le persone che vengono da noi, con noi li chiamiamo clienti, come diceva Simone, non operiamo in ambito sanitario necessariamente. E, se ne fanno 10? Dunque, 10 è il ciclo delle sedute ideato da Ida Rolf, ma nulla vieta di farne altre successivamente che possono avere la funzione sia di aiutare un mantenimento oppure possono avere anche la funzione di aiutare nel caso che succeda qualcosa, no? Magari un incidente, una caduta, un momento difficile, no? Che stiamo attraversando. Quindi ci possono essere delle sedute di cosiddette di mantenimento. E la distanza fra le sedute può variare. Noi di solito consigliamo di almeno far passare 7 giorni fra una seduta e l'altra per lasciare al corpo il tempo di integrare il lavoro che viene fatto, perché come dicevamo prima è un lavoro sulla struttura, quindi ha bisogno di entrare, ha bisogno di che noi veramente la facciamo nostra, la facciamo questo cambiamento che arrivi, che ci arrivi proprio all'interno, no? Nella nostra biologia, a direi. Però se le dilatiamo troppo, tipo se facciamo una seduta ogni 2-3 mesi, forse il lavoro un po' si perde, ecco, si diluisce. Quindi una media di 2-3 settimane. Io alle persone che vengono da me dico questo: guarda, deve essere una cosa un po' comoda in tutti i sensi, comoda per il tempo, comoda per il tuo corpo, comoda per il tuo impegno economico, no? Anche nel tuo budget questa seduta deve avere un posto in cui che sia confortevole e non che sia un problema. Ecco. Grazie per Paola. Io vorrei passare una domanda adesso a Rita. C'è una domanda di Martino che ci chiede cos'è il Rolf Movement. Però un'altra domanda che abbiamo ricevuto prima è: quali sono le differenze tra il Rolfing Movement e il Feldenkrais? Quindi magari accoppiamo le due domande e te le passo a te, Rita. Ti devi togliere il microfono, perché era quello che stavo dicendo, alla ricerca del microfono. Mi aggancio un attimo alla questione delle 10 sedute solo per capire, per chiarire un concetto. Nelle 10 sedute ci sono degli obiettivi specifici, è stato uno strumento per apprendere anche per guidare la persona che poi lavorerà col cliente, in modo da esplorare quegli aspetti che sono fondamentali perché il corpo umano viva economicamente nel campo della gravità. Rolf a suo tempo ha voluto in qualche modo, diciamo, separare l'aspetto dell'intervento strutturale dall'aspetto dell'intervento funzionale, che si è sviluppato, diciamo, in parallelo attraverso la scuola del Rolf Movement. Però i principi di base, la lettura del corpo e la consapevolezza che ci sono degli elementi di chiarezza a livello strutturale che sono fondamentali perché il gesto sia economico e funzionale, ecco, questo elemento di lettura del corpo è estremamente importante ed è quello che va a pregnare poi il percorso del Rolf Movement. Quindi quello che lo caratterizza non è tanto l'utilizzo di una serie di strumenti diciamo pratici, ovvero sia non è né la manipolazione, il Rolf Movement può essere praticato in individuale o in gruppo, no? Però non è tanto l'aspetto manipolativo, che può essere estremamente variegato, cioè si possono usare elementi di tocco decisamente diversi o il movimento attivo della persona, e così come nei gruppi, gli esercizi che vengono proposti, i processi che vengono proposti in sé per sé possono essere
estremamente diversificati sulla base di quella che è l'esigenza che in quel momento viene portata avanti. Quindi, diciamo, non è tanto nell'attuazione pratica, molti strumenti possono essere effettivamente molto analoghi, perché se io, facendo una lezione di Rolf Movement, ho bisogno di lavorare, che ne so, per liberare la relazione tra il cingolo scapolare e il collo per un violinista, per esempio, posso utilizzare un movimento che vada a interessare le articolazioni, a chiarire la relazione tra i vari elementi, quindi una diversificazione che è molto caratteristica anche del metodo Feldenkrais. Così come nei gruppi, l'aspetto propriocettivo sarà un aspetto estremamente presente in ogni caso. Ripeto, quello che cambia è molto, come dire, la consapevolezza della commissione tra elementi di soggettività, l'esperienza soggettiva del cliente, che è unica nel suo genere, e la comprensione che ci sono alcuni aspetti nella struttura che sono fondamentali affinché il corpo possa lavorare in economia. Quindi, diciamo, la commistione di questi due aspetti è quello che caratterizza il percorso del movimento che noi proponiamo e il lavoro pratico che poi andiamo a sviluppare. Non so se ho risposto alla domanda, spero sì, insomma, poi limitami a dire. Grazie. Allora, ci sono tantissime domande, quindi faccio del mio meglio per seguirle. Ne vorrei fare una alla Lucia e Isabella, veramente due. Però continuano a saltarmi dagli occhi, un attimino soltanto. Allora, Lorenza dice: Feldenkrais insiste che si lavora sulla capacità di apprendimento della persona. Ogni individuo è diverso. Non è deducibile che le tempistiche possono variare da una persona all'altra? Assolutamente sì. Ed è anche per questo che, come diceva Paola, le nostre sedute non sono così ravvicinate, almeno una volta alla settimana, e anche in alcuni casi io quasi sempre lavoro con una tempistica media di 15 giorni. Nel momento in cui chiarisco il territorio con il lavoro fasciale, devo dare il tempo al corpo di poter apprendere, di poter lavorare, di poter utilizzare dei nuovi strumenti che insieme alla persona con la quale ho lavorato abbiamo trovato. E poi, se dopo due sedute sta bene, finisce lì, non c'è nessun obbligo, perché le 10 sedute sono una ricetta base. Per esempio, io quando lavoro con i bambini non lavoro con un'ora, lavoro con mezz'ora, 20 minuti, vediamo poi gli sviluppi. Nel caso può anche succedere, dove ci sono delle persone che mi chiedono: mi puoi ripetere quella seduta? Ma certo, se serve, se la persona ha sentito dei grandi miglioramenti e vuole tornarci a lavorare, perché no? La ricetta è una ricetta base, poi sta al Rolfer insieme alla persona che fanno un percorso e dove il cliente è assolutamente coinvolto. E rivolto anche alla domanda: quanto è coinvolto nella percezione? È proprio questo, la persona con la quale lavoriamo insieme è coinvolto e viene e mi guida, è lui che mi guida verso un percorso che io gli propongo. Paola diceva: la prima seduta è sul respiro. Sì, ma ognuno di noi ha delle modalità e quindi andremo a esplorare le sue modalità, quali sono funzionali e quali sono meno funzionali. Credo di avere risposto. Grazie. Eleonora, ci metti l'immagine di Emanuela Fabroni, la domanda? Per favore, allora, potete chiarire meglio come sviluppate l'anatomia del corpo? Rita, Pierpaolo, una di voi due, chi ha voglia di rispondere? Il microfono, Pierpaolo, vuoi rispondere tu, Rita? No, preferisco che risponda Paola, perché gestirà anche direttamente i corsi in Italia, quindi mi farebbe piacere che fosse lei a dare una chiave. Sì, volentieri. Il nostro corpo è organizzato proprio attraverso questi strati che si sovrapposti uno sopra l'altro. Quindi noi parliamo di un contenitore,
che è quello col quale abbiamo più familiarità forse, no? Quindi le ossa, le articolazioni, i muscoli, le fasce, eccetera. Ma questi contenitori in realtà servono proprio per proteggere, contenere quelli che sono i nostri organi vitali. Quindi abbiamo un core nella testa, abbiamo un core nel torace, anche nel collo, abbiamo un core nella zona viscerale dell'addome. E tutto ciò, cioè, questo sono un po' anche gli studi che ci sono arrivati anche dall'osteopatia viscerale, se vogliamo, che è stato verificato che l'organizzazione dei visceri, interni dei visceri, e fra l'altro faccio una piccola parentesi perché ci sarà un incontro dove parleremo di Rolfing e osteopatia, e quindi magari si approfondiranno meglio questi temi. Però torniamo a noi. Si è scoperto che tutto ciò che ha a che fare con il sistema viscerale ha un effetto e un impatto sul contenitore e ovviamente viceversa. Quindi come si studia l'anatomia del core? Si studiano proprio queste cavità, questi volumi, quindi l'organizzazione fasciale membranosa del sistema digerente, del torace, della zona del collo e del cranio. Quindi tutte le varie membrane che rivestono il nostro sistema viscerale. Posso aggiungere una cosa? Per favore. E volendo integrare col discorso del Rolf Moment, anche se questo è implicito anche nell'arco delle sedute, il tema è, una volta che io ho fatto chiarezza a livello strutturale della relazione tra contenitore e contenuto, come posso dare stabilità al corpo, quindi far sì che arrivi l'informazione corretta del mio sistema in gravità in modo da dare stabilità, ovvero sia la capacità di contenere le relazioni in modo che venga preservata la capacità di movimento, l'elasticità di sistema e quindi non ci sia la rigidità che invece blocca e comprime. Ecco, cioè un po' questo è l'anello tra l'elemento funzionale e l'elemento strutturale. Non lo so aggiungere qua. Sì, grazie Rita. Allora, io prima di passare alle ultime domande, perché siamo già in diretta da 1 ora e 10 minuti, quindi se avete ancora qualche domanda adesso mai più, oppure nei prossimi webinar, appunto mi faceva piacere ricordare che il 20 marzo, oggi abbiamo iniziato con Rolfing e Feldenkrais, però il 26 marzo ci sarà un altro meeting, Rolfing e danza, il corpo spazioso, la fascia e la sua danza. Quindi vi invito tutti a seguirlo. Il 9 aprile Rolfing e yoga, approfondimenti sui metodi yogici dal punto di vista del Rolfing. Il 16 aprile vi ricordo, allora tutti questi che sto per leggendo sono incontri gratuiti, il 16 aprile ci sarà invece un incontro Zoom con Robert Schleip sulla fascia e su come le ultime ricerche sulla fascia, come poterle applicare nel tocco. Questo è un incontro a pagamento, costa 30 euro, ma veramente lui è favoloso per chiunque voglia imparare sulla fascia e su come applicare le ultime ricerche. Vi invito a seguirlo. Continueremo il 23 aprile con Rolfing e fisioterapia, fascia e movimento, nuove prospettive in ambito riabilitativo, come la terapia fasciale ha cambiato la mia vita e la mia professionalità. Il 30 aprile Rolfing e osteopatia, la fascia organo di relazione tra la forma e la funzione, connette due terapie manuali, una prospettiva più ampia per una professionalità più ricca. 7 maggio Rolfing e arti marziali, le antiche arti marziali incontrano la fascia. 14 maggio Rolfing Pilates girotonica. Come vi dicevo, a maggio ci sarà il 125esimo anniversario di Ida Paolina Rolf e per noi era veramente molto importante festeggiarlo con qualcosa di unico e di abbracciante. A questo punto, prima di andare alla fine, io mi è arrivata un'altra domanda che vorrei porre a Lucia Isabella e poi magari concludiamo. Lucia, mi chiedono, posso immediatamente applicare le conoscenze acquisite? Assolutamente sì. Mi hai fatto questa domanda e mentre prima si parlava volevo proprio dire questa cosa. Prima di tutto vorrei rassicurare i colleghi insegnanti di Feldenkrais, nella formazione di Rolfing non c'è niente di doppio, cioè non andate a fare cose che nel 99% è un'esperienza nuova, aggiungete strumenti,
non c'è niente di ripetitivo. Quindi è una formazione che si affiancano, ma non si sovrappongono mai. Ed è questa la cosa veramente interessante e che arricchisce. Perché si va a scoprire, si va a imparare tutto un sacco di cose nuove che si aggiungono a quello che già si sa. Grazie, grazie Lucia. L'ultima domanda, se ce la fai riapparire per favore Eleonora, quella di Martino. Ma quindi ci sono corsi di movement, anatomia e tocco aperti a tutti anche senza fare tutta la formazione rolling? Pierpaola, la giro a te questa. Sì, Martino, è proprio così, è proprio capito bene. Sono questi corsi aperti a tutti e non ci sono requisiti se non quelli così minimi che potrai trovare sicuramente sul nostro sito, quello di Formazione Rolfing Italia. E come dicevo, sono dei corsi che creano un percorso a sé stante. Alla fine riceverete un attestato di rilascio miofasciale e quindi sarete già poi in grado di applicare e mettere in pratica. Comunque sì, ci si può anche fermare semplicemente qui al primo livello. Sì, sì. Grazie, grazie. A questo punto io direi che andiamo un po' verso la chiusura. Mi piace ricordarvi che, se Eleonora ce la puoi mettere online, allora questi sono tutti i contatti dell'Associazione Italiana Rolfing e della Formazione Rolfing Italia, ma comunque entrate su Google, trovate tutto. Poi se entrate nel nostro sito, trovate anche una pagina che si chiama Trovate un Rolfer e se scrivete la vostra città troverete il Rolfer più vicino a voi. Questo potrebbe ricevere qualche seduta di Rolfing, farà capire molto più chiaramente tutto quello che è stato detto in questo momento. Quindi io vi invito moltissimo a seguirci su Facebook, a entrare nei nostri siti, a guardare e magari facciamo un piccolo giro se qualcuno degli ospiti vuole dire qualcosa e poi ci salutiamo e speriamo di vedervi ai prossimi incontri di questi webinar gratuiti. Apro la parola un attimo agli ospiti per un giro di saluti. Ecco, grazie Eleonora. Poi se ci rimetti un attimino adesso, grazie. Allora, io vi ringrazio tutti per essere stati insieme. Se apri i microfoni a tutti, Eleonora, anche se ci sarà... ci è arrivata un'ultima domanda, a quanto pare ci obbligano a rispondere. Applico il metodo Feldenkrais nelle tecniche della danza e anche di composizione per reinventare, strutturare e creare nuovi linguaggi corporei e trasversalmente si attiva la fascia. Alcune CAM, non sono sicura cosa vuol dire, sono fantastiche per sentire l'elasticità del corpo. Molti chiari i relatori. Allora io ringrazio Valentina. Non so se volete commentare qualcosa. Rita, il microfono, per favore. Eleonora, metti tutti i microfoni aperti, che salutiamo tutti quanti allo stesso tempo, anche se ci sarà un po' di rumore, poco importa. Dovete aprire i microfoni, Raffaele, grazie. Volevo ringraziare questo movimento, il lavoro è trasversale. Io posso solo dire questo, nella mia esperienza... Avere il privilegio di fare la formazione di Rolfing nell'87 e subito dopo nell'88 partire con la formazione Feldenkrais mi ha dato, come dire, degli strumenti straordinari per creare duttilità nel mio intervento. Cioè in pratica l'uno mi ha permesso di comprendere l'altro più nel profondo e capire come l'input sulla fascia non è meccanico ma è neurologico e come l'input neurologico trasforma la fascia. Quindi diciamo c'è un'integrazione in questi due sistemi integrativi che è straordinaria. Quindi, come diceva giustamente Lucia, non è una sovrapposizione, ma un arricchimento che per me è stato sostanziale per essere in grado di miscelare molti linguaggi e poter dialogare con persone che hanno bisogni, esigenze e modalità comunicative diverse. Quindi grazie per questo evento che è stato molto piacevole e interessante per me. Grazie per tutte le domande, tra l'altro.
Sì, grazie, che ci hanno permesso proprio di arricchirci. Allora, un saluto a tutti quanti. Ricordate che questo incontro è stato registrato, quindi potrete trovarlo nei nostri siti, se volete dire a qualcuno, va a guardare, c'è come andare a guardare o riguardare. Grazie per crescere insieme, no? Per stare al confronto. Io auguro una buona giornata a tutti, un buon lavoro a tutti e un saluto. Arrivederci, grazie. Grazie, ciao. 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 Ciao.